Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video della serie di Fallout cercheremo di fare delle speculazioni su dove potrebbe trovarsi Barb, la moglie del Ghoul, visto che Cooper dice chiaramente che vuole ritrovare la sua famiglia e molto probabilmente sarà il tema principale della seconda stagione, che è stata anche confermata, ragazzuoli. Ma dove si trova esattamente? Barb, nella puntata 6, la trappola, afferma di essere entrata nella Vault-Tec per assicurare alla sua famiglia un Vault esclusivo, per quelli che comandano, progettato per controllare tutti gli altri Vault. Ci sono due possibilità, quindi, il Vault 0 e forse il Vault 31. Vault 0, Fallout Tactics. Questo Vault non era destinato a esperimenti comportamentali come tutti gli altri Vault, ma il suo scopo era sorvegliare e controllare gli altri Vault e le loro sperimentazioni, con l'obiettivo di guidare la ricostruzione della civiltà post-bellica americana. Localizzato nel complesso del Cheyenne Mountain in Colorado, era il più grande dei Vault per volume. Invece di ospitare i suoi abitanti in modo tradizionale, i cervelli delle menti più brillanti d'America pre-bellica erano stati estratti chirurgicamente e mantenuti in stato di criogenia, collegato a un supercomputer chiamato Calculator, mentre un esercito di robot gestiva i sistemi e manteneva operativo il Vault. Tuttavia, a causa di tagli al budget da parte del Dipartimento delle Difese, non furono aggiunti sistemi di backup essenziali alla rete neurale. Questo portò alla corruzione del calcolatore, che iniziò un protocollo di pacificazione, cioè mandare i robot in superficie a sterminare ogni forma di vita anziché proteggerla. In Fallout Tactics, nell'anno 2197, esattamente 100 anni prima della serie TV, il giocatore deve fermare il calcolatore combattendo contro numerosi robot e scoprendo i destini tragici dei residenti del Vault Zero, ormai ridotti a poco più di cervelli danneggiati. In più esiste anche la possibilità del finale negativo, quindi c'è anche la possibilità che i robot siano usciti in superficie e abbiano ucciso tutti. Ora, pensando a Barb, che afferma di trovarsi in un Vault progettato per controllare tutti gli altri, è plausibile che potrebbe trovarsi proprio qui, nel Vault 0. Il suo destino potrebbe essere tragicamente legato a questo luogo. Barb potrebbe essere essa stessa diventata parte di quella macchina di comando. Un altro cervello in salamoia, nel sistema del calcolatore. La possibilità che Barb sia entrata in questo scenario oscuro offre una prospettiva inquietante e avvincente per le prossime serie. Immaginate il povero Cooper quando rincontrerà sua moglie. La soluzione più vantaggiosa per lei, ma secondo me la meno plausibile, è che si trovi criogenizzata nel Vault 31. Anche questo era un Vault per controllare altri Vault, ma soltanto il Vault 32 e 33, mentre lei aveva detto di trovarsi in un Vault che avrebbe controllato tutti gli altri Vault. In più ricordiamoci che qui ci dovrebbero essere solo dei manager scelti proprio da Bud e lei ricopriva un ruolo più di rilievo. In più non è presente in questa lista, anche se mancano altri nomi di ex residenti del Vault 31. Forse se muori o esci dal Vault o perdi il Pip-Boy non risulti più in questa lista. O comunque avremo più approfondimenti su questa lista soltanto nella seconda stagione. Ma in realtà c'è una terza scelta. Se andiamo a vedere nei contenuti extra c'è un videoguida della Vault-Tec che potrebbe anticipare la trama della seconda stagione. Viene mostrato Thomas, un interfono da ufficio, e Momi, un supercomputer, proprio come quello citato nel Vault 0. Essendo nuova lore introdotta proprio per questo trailer e che non appare per tutta la serie, questo mi fa pensare che probabilmente potremmo rivedere queste aggiunte proprio nella seconda stagione e magari scoprire che sotto il palazzo della Vault-Tec esiste un secondo Vault di controllo guidato da Mommy e magari Barb è proprio lì. Se vi state giustamente chiedendo dov'è la figlia di Cooper, proveremo a fare delle speculazioni nel prossimo video dove analizzeremo la scena della caduta delle bombe. Bene ragazzi, con questo è tutto, vi ringrazio per la attenzione, io sono veramente in hype per la seconda stagione, quindi arriveranno altri video. Ogni giorno sto pensando come potrebbe evolversi questa storia e ci sono migliaia di possibilità. Quindi scrivetemi anche voi nei commenti cosa ne pensate e dai, grazie a tutti, ci vediamo nella zona contaminata, alla prossima.